Io ho difficoltà perché io ho 85 anni e allora io voglio la mia comodità, voglio la corriera che si ferma qui. L'appello arriva direttamente dai cittadini che, come la signora Filomena, fino a qualche anno fa utilizzavano frequentemente la fermata dell'autobus situata all'inizio di Via Crispi, nella direzione che da Via Giotto prosegue verso Piazza Guido Monaco. Da quando la fermata è stata tolta per molti utenti del servizio di trasporto pubblico, appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, sono sorte alcune difficoltà. Sono infatti aumentate le distanze. Nella stessa direzione di marcia le fermate si trovano attualmente in via Giotto o sotto i portici di via Roma e percorrere alcune centinaia di metri in più per persone anziane o che hanno difficoltà a camminare può costituire un problema. Troppo lontano, per le nostre persone che siamo anziane è troppo lontano. Via Giotto, Alpino, bisogna scendere e attraversare la strada tre volte. Via Guadagnoli, la strada si piglia la 4 e la 6 non c'è bisogno di attraversare, però si attraversa una volta la strada, capito? E se no scendere ai portici. Si rinnova dunque da parte di questa specifica fascia di utenza, che costituisce la porzione più cospicua di chi si serve di questa tipologia di trasporto pubblico, la richiesta che la fermata di Via Crispi venga ripristinata.